Ciao Glitters! Oggi nuovo episodio di New Doll City. Avevamo lasciato i nostri protagonisti con un litigio e qualche incomprensione. Glitter è andata a scusarsi con Jack. Come andrà a finire? Scopriamolo subito. Inizia la storia. Betty mi ha detto che l'avrei trovato qui. Oh, eccolo lì. Ciao Jack, ti disturbo? Glitter? Oh no, anzi, vuoi che ti offra qualcosa? Un frullato o una fetta di torta? Oh no, grazie, hai già fatto tanto. Infatti sono venuta a ringraziarti per i rollerblade. Ah, te l'ha detto Betty, lei non tiene mai la bocca chiusa. Mi dispiace, cioè, non volevo che si sapesse che te l'avevo regalato io. E perché, scusa? Beh, per non creare problemi fra te e Mike. E dirai, allora perché me li hai regalati? È perché mi andava di regalarteli, te li ho promessi da tanto tempo. Me li hai promessi, ma io e te non ci siamo mai visti prima, o sbaglio? Ecco, avevo capito che non ti saresti ricordata di me. Ehi, Jack, voglio essere veloce come te, mi servono dei rollerblade. No, tu sei Jack Jack, il mio amico Jack Sì, esatto, Glitterina. Sono cambiato un po' in questi anni, ma sono sempre io e non mi sono dimenticato della promessa. Oh, a proposito, lui è Spike. Hai visto? Alla fine sono riuscito ad avere un cucciolo di rettile, come desideravo da piccolo. Jack. Oh, sì, mi ricordo, al campeggio non facevi altro che collezionare lucertole e serpenti e tua madre ti sgridava sempre. Oh, che ricordi! È incredibile che tu ti sia ricordato di me e della tua promessa! Grazie! Le promesse vanno sempre mantenute, soprattutto fra amici. Vero, Spike? Certo! Lo certo! Che simpatico! E comunque, davvero, Glitter, mi spiace se ti ho messo in difficoltà con Mike. Non era mia intenzione, ma non sapevo come farti avere quel regalo. Sono nuovo qui e a quanto pare io e Betty non siamo visti di buon occhio. Non ho ancora capito perché. Già, mi spiace da morire, Jack Jack. Abbiamo iniziato tutti col piede sbagliato, ma vedrai, sistemerò tutto. Ecco, io ora non ho nulla da fare. Ti va di fare una passeggiata? Potremmo ricordare l'estate al campeggio. E magari potresti insegnarmi ad andare meglio su questi roller. Ma a Mike non darà fastidio. Dopo quello che ha fatto Mike, non può permettersi di decidere con chi dovrò passare il mio tempo. Andiamo! Ok, andiamo, Spike. Oh, hai visto? Ari Glitter è andata via con Jack. Che fortunata! Tutti i ragazzi più belli di New Doll City sono ai suoi piedi. Oh, sì, beh, è normale, lei è molto molto carina ed è super gentile. Ti correggo, Bunny, non tutti i più carini. DJ Claudio, forse è innamorato della nostra Ari. Cosa? Ma che dici, Paris? No, non è assolutamente così. Lui fa così con tutte le ragazze. Oh, certo. Va bene, allora aspetterà il mio turno. Dunque, oggi ci conoscerò la sorella di Jimmy e poi mi comporterò di conseguenza. Se è una tipa seria, farò la tipa seria. Se è una tipa simpatica, farò la tipa simpatica. È molto facile, il mio piano è infallibile. Kenzie! Jimmy! Buongiorno, mio piccolo unicorno. Finalmente ho l'onore di presentarti la mia sorellina. Si chiama Cindy. Molto piacere, Candy. È un vero onore conoscerti. Mio fratello parla tantissimo di te. Oh, ma quanto sei carina! Piacere, io sono Candy, il piccolo unicorno. E wow, la somiglianza è impressionante! Sì, io e Jimmy siamo molto simili. Oh, e così questa è la famosa pasticceria di Alice. Che posto carino! In Giappone ce ne sono tantissimi così. Oh sì, come ti avevo già detto, mia sorella è tornata dal suo viaggio in Giappone, è stata lì un anno a studiare. Wow, che bello! Io adoro il Giappone, ti va di raccontarmi qualcosa? Ma certo, Candy, non vedo l'ora. Prendiamo un tavolo? Sono super curiosa di assaggiare le torte di Alice. Oh, come si chiama, Jimmy? Ari è la ragazza nuova e fa delle torte buonissime, sono approvate dalla mia fidanzata. Lei è una super esperta di torte buonissime. Oh sì, infatti, vieni che ti consiglio le migliori. Gnam gnam! Oh, che bello, sembrano andare d'accordo, meno male.
Na 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 na. Ciao Betty! Mm? Oh, ciao Emily, una splendida giornata oggi, non trovate? Oh sì, splendida, ti vediamo particolarmente allegra, è successo qualcosa in particolare? Già, e come stanno andando i preparativi per la festa? Oh, benissimo, sto procedendo tutto secondo i piani. Qua, quali piani? In che senso, Betty? Forse io e Jace ci siamo persi qualcosa? In effetti voi non siete al corrente di questa faccenda, ma non so se posso fidarmi di voi. Ah, su via, Betty. Io ho finto che mi piacesse Daisy solo per avere un'informazione da lei. Già, io non mi sono mai avvicinata a loro proprio perché non mi convincono moltissimo. E va bene. Sappiate che è appena stato fatto il passo numero uno del mio super piano. Ah, sì? Raccontaci tutto, Betty. Posso dire quasi con certezza che alla mia festa una certa Glitter non verrà col suo amato Mike. Interessante, dici di più. Ta-da! Allora, che cosa ne pensi, Jack? Sono diventata brava a pattinare su una gamba, no? Oh sì, sicuramente più brava di quando eri piccola, Glitter, te ne devo dare atto. Quando ero piccola portavo i tuoi pattini che erano molto più grandi rispetto ai miei piedi, quindi sono perfettamente scusata. Oh sì, giusto, hai ragione, come ho fatto a dimenticarmene? Jack, ciao! Non mi aspettavo di vederti qui. Allora esci anche di casa qualche volta. Oh, ma quella è la sorella di Ari, giusto? Sì, è Mary. Ciao Mary. Sì, come puoi vedere anch'io esco di casa. No, a quanto pare non senza la tua lucertolina. Comunque non so se te l'ho già detto, ma verrò alla festa di Betty. Spero ci sia anche tu. Ovvio che ci sarò, Mary. Sto aiutando ad organizzarla. Perfetto, allora ci vediamo lì. Ciao. Ciao lucertolina. Ciao Glitter. Ti chiami Glitter, giusto? Sì, sì, mi chiamo Glitter. Spero di rivedere anche te alla festa di Betty. Sarà favolosa. Ciao ragazzi. Oh, sì, ciao. Ah, giusto. Non mi hai ancora detto se verrai alla festa di Betty. Devo pensarci, Jack. In realtà avevamo deciso di non andare. Avevamo? Oh già, tu e il tuo gruppo di amichette. Sì, esatto, io e le mie amiche. Sai, è che Betty, non lo so, non ci convince tantissimo. Però con me sei uscita. Oh, ma che c'entra? Tu sei Jack, ti conosco. Sappi che Betty è la mia migliore amica, quindi se ti fidi di me, puoi fidarti anche di lei. Ok, allora diciamo che ti prometto che proverò a conoscerla. Perfetto, mi sembra un buon compromesso, Glitterina. Ora andiamo, devi ancora allenarti molto con le acrobazie. Sì! Ehi, Jack, puoi venire un attimo? Oh, sì, Cleo. Accidenti, sarà anche appena arrivato, ma fra le famiglie che contano ha tante amiche. E a quanto pare piace un po' a tutte. In effetti è molto carino. No, che sto pensando? Che sto pensando? Glitter, stai calma. Allora, Jack, che ci fai con quella? Chi, Glitter? È una mia amica e tranquilla, Betty lo sa. Beh, Betty non mi ha informata. Sai, anche se non frequento molto questa città, Glitter e Mike sono una coppia, come dire, abbastanza famosa. Quindi scordatela, lei non lascerà mai Mike per stare con te, Jack. Perfetto, perché non è questo che voglio, Cleo. Oh, vuoi essergli solo amico? Ma che carino, e pensi che Mike te lo lascerà fare? Io penso che non debba decidere Mike le sue amicizie, quindi ci si vede dopo, Cleo. Ciao. Ciao. Beh, allora resta da vedere se io te lo lascerò fare. Oh, Jimmy, finalmente ti ho trovato. Oh, ciao, Daisy, dimmi tutto. Hai visto Candy? È super urgente, c'è una riunione speciale al quartier generale. Certo, ecco mia sorella, adesso l'avviso subito, aspetta. Oh, riunione speciale, sembra interessante. Già, ti direi di venire, ma... Oh, tranquilla, tanto dopo la chiusura ho da fare. Ciao, Daisy. Ari che ha da fare? Molto strano. Sì, dobbiamo assolutamente vederci anche domani, ok? Ciao! Daisy, allora dimmi tutto.
Quartier generale, Emily ha delle informazioni super preziose, o almeno così ha detto lei. Andiamo. Ok ragazzi, eccomi qui, scusate, ma la sorella di Jimmy è troppo simpatica e troppo interessante. Come mai Glitter non c'è? Glitter non c'è perché la notizia che ha scoperto Emily riguarda lei e ci ha detto lei di non invitarla. Io non capisco, Emily. Noi ci diciamo tutto, quindi perché non invitare Glitter? Magari avrebbe potuto darci delle spiegazioni. No, ragazze, credetemi, è meglio così. Non so ancora cosa farne di questa informazione. Dobbiamo parlarne tutti insieme. Ah, quindi è un'informazione che scotta. Abbastanza. E ecco, allora, uno dei piani di Betty è di non far venire Mike alla festa. Beh, ma ovvio che non verrà alla festa, nessuna di noi ci va. Sì, ma nei piani di Betty Glitter invece ci va. No, impossibile, abbiamo fatto un patto, non ci andremo. Beh, lei crede che Glitter ci andrà con Jack? Jack? Oh, andiamo, gli ha regalato dei pattini, non mi sembra un buon pretesto per fare i super amiconi. Beh, ecco, è questo il punto, Candy, che loro si conoscevano già. Glitter e Jack si conoscevano? E perché non ce l'ha detto? Quanto tempo fa si sono conosciuti? Forse non se ne ricorda. Oh, a quanto ho capito hanno passato qualche estate insieme, in un campeggio. Questa cosa non mi è molto chiara. Comunque è successo qualche anno fa. E sì, anche Betty ha detto che Jack è cambiato tantissimo in questi anni. Quindi era difficile per Glitter riconoscerlo. Bene, ora sappiamo perché Jack le ha regalato i pattini. Sì, ma non è tutto. C'è un'ultima cosa super importante che dovete sapere. E cosa? Oh, accidenti, non trovo i miei occhiali. Willy, sai dove sono? No, dovresti chiedere a Melanie. È al piano di sopra. Oh, va bene. Ecco, ragazze, dovete sapere che Glitter e Jack... Stanno parlando di Glitter e Jack. Non erano solo amici. Erano... Oh, per tutti i corni di unicorno. Erano fidanzati? Sì, sì, erano fidanzati. Ma tu pensa... Bene, Glitters, il nostro episodio finisce qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Cosa ne pensate voi di questa nuova scoperta? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale, qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!